Salve amici, benvenuti sul mio canale. In questo video vi presento la mia barca a vela Kind of Blue, l'Oceanis Clipper 393 Beneteau. Sigla! Allora amici, benvenuti a bordo di Kind of Blue. Come avrete capito dal titolo, si tratta di un Oceanis Clipper 393 Beneteau. Ne scopriamo insieme le caratteristiche principali. Allora, partendo dall'armo, la barca è armata in testa d'albero. L'albero è alto circa 14 metri, due ordini di crocette a qualche rate e stralletto che serve per evitare un po' il pompaggio dell'albero. Doppio materasso a poppa, io l'ho dotato anche di un piccolo paranco a tre vie per poterlo un po' regolare, giusto un pochino. Una caratteristica importante per chi naviga in solitario quasi sempre come me è tutte le manovre sono riportate in pozzetto. Trattandosi di una barca del 2005, non ha le due ruote, ma la ruota singola in pozzetto. Sicuramente per motivi di spazio, una barca con la doppia ruota è più spaziosa in pozzetto, però a me forse per motivi di età mi piace più la ruota singola al centro. C'è una soluzione secondo me ottima che ha adottato la Beneteau per creare più passaggio, più spazio nel pozzetto, è questa. Praticamente la ruota del timone può spostarsi in questo modo, quindi lasciare maggior possibilità di passaggio nel pozzetto. Vedete? Praticamente la ruota è come se fosse quasi sparita. È veramente ottima. Per quanto riguarda la console e la strumentazione, abbiamo un chart plotter, l'autopilota, stazione vento, ecoscandaglio e velocità, diciamo. Però il traduttore della velocità, diciamo, ce l'ho sempre staccato perché preferisco guardarla dal GPS, insomma. Per fare il bagno abbiamo una bella spiaggetta di poppa alla quale si accede facilmente al mare. Quello. Abbiamo ben 11 tra oblò e passauomo apribili sparsi per la barca, quindi c'è aria a sufficienza. Qui abbiamo il nostro salpancora. Io ho 75 metri di catena calibrata del 10 e come ancora una trifoil da 15 kg, anche se sto pensando di passare ad una CQR. Per quanto riguarda il piano velico della barca, diciamo che come superficie totale complessiva siamo intorno ai 75 metri quadri, di cui 32 di randa e 43 di Genova. La barca infatti ha un Genova al 140% di 43 metri quadri di superficie, anche se io in realtà ho optato per un Genova leggermente più piccolo perché preferisco così. Preferisco avere un Genova un po' più piccolo da poter ridurre il meno possibile, perché odio il Genoa mezzo arrotolato quando si crea quella diciamo parte, quel rotolone che non porta bene la vela, quindi preferisco averlo più piccolo. Poi come vele per andature portanti, io siccome navigo sempre in solitario ho un Genaker con calza e nel prossimo video vi farò vedere anche come viene utilizzato in solitario.
Allora, una cosa molto molto importante per chi naviga in solitaria è avere sempre tutte le manovre rinviate in pozzetto. Questo perché avremo la possibilità di effettuare le nostre manovre senza dover andare in tuga all'albero, soprattutto per quanto riguarda la presa di Terzaroli. Il sistema che abbiamo qua con la presa rapida di Terzaroli dal pozzetto è veramente facile, cioè io da solo riesco a fare questa operazione in maniera veramente molto molto semplice. Ora la mia randa è dotata soltanto di due mani di Terzaroli, infatti qui abbiamo le borose solo della prima e della seconda mano, e in un prossimo setup di vele penso che avrò una randa sempre full batten, perché qui abbiamo una bella randa steccata full batten, ora non si vede perché è chiusa, però avrò tre mani di Terzaroli. Che mi darà maggiori possibilità di giostrarmi le vele in base al vento. Andiamo un po' all'interno. Allora, la cabina, come potete vedere, è molto molto spaziosa, la dinetta è molto molto grande, c'è un bel tavolo di carteggio, ci sono le due cabine ospiti a poppa, entrambe dotte, prendiamone una. L'altra cabina di poppa, che è praticamente un deposito di attrezzature da pesca, la cabina del pescatore. La cucina, una ghiacciaia bella grande, profonda, e questa è la cabina del capitano. Questa è la mia cabina. Col bagno. La cosa che adoro di questa cabina armatoriale è che, a differenza di altre barche che hanno la cabina sulla prua dove devi saltare sul letto, questa ha il letto qui bello. Tu ti puoi sedere di qua, ti spogli, ti cambi e poi vai nel letto senza dover saltare a prua. Questa cosa la adoro. Ovviamente la cabina è ben arieggiata, ventilata con ben due blò. Un'altra cosa che adoro di questa barca, una cosa che adoro di questa barca veramente, è l'altezza che c'è in cabina. Cioè, come potete vedere, io non sono alto. Sono un po' più di 1,70, però guardate qui quanto è alta la cabina. Cioè, qui anche una persona di 2 metri sta bella dritta. È una cosa ottima perché dà molta luminosità e ariosità alla cabina. Ci sono questi finestroni sopra che danno tanta luce. Altra cosa ottima. Qui abbiamo il bagno principale. E veramente c'è tanto spazio. Per quanto riguarda la motorizzazione, invece, la barca è dotata di un motore Yanmar. Eccolo qua, vediamo, guardiamo insieme. Ha un bel motore Yanmar potente, 56 cavalli, per una barca di poco meno di 12 metri. Diciamo che è una motorizzazione generosa, infatti spesso e volentieri questo motore mi ha tirato fuori dai problemi perché è veramente molto molto potente, riesce anche a portare la barca a 9 nodi. Dunque, per quanto riguarda l'elettronica, diciamo che nella mia barca non c'è molto. Perché per le navigazioni che effettuo, diciamo il plotter e le varie app che ho sul telefonino e sul tablet mi bastano e mi avanzano, anche se
in un futuro non molto lontano, si spera, ho intenzione di fare la traversata atlantica con questa barca, quindi prossimi giocattoli tecnologici saranno sicuramente il radar e l'AIS. Per ora abbiamo soltanto lo stereo e la radio e basta, insomma, praticamente nulla. Come piccoli comfort, sempre parlando di elettronica, come piccoli comfort tecnologici, diciamo che io, come potete vedere, ho anche una TV a 12 volt, ovviamente, da 22 pollici. So che questa cosa farà storcere il naso a tanti perché, come dire, molti mi dissi quando gli nomini la TV in barca, anatema, la TV in barca, no? Guardate il tramonto, guardate il panorama. Giustissimo, d'accordissimo. Infatti, quando sono in navigazione o in radar la notte, la TV praticamente non la guardo mai, non la accendo mai. Però capitano quelle notti in radar in cui, cioè quelle notti in porto, capitano quelle notti in porto quando diciamo fa freddo, piove e se ne vanno a casa anche i gabbiani dal porto, che stai solo tu in barca, che fai? Accendi la TV, ti guardi un film, un telegiornale, un documentario di Alberto Angela e hai svoltato la serata. Per quanto riguarda poi gli spazi interni, devo dire che veramente non ci possiamo lamentare perché c'è veramente di tutto: armadietti, cassetti, lo spazio c'è. Io arrivo da solo, la barca, massimo con qualche amico, quindi lo spazio per me è più che sufficiente, però ci si può mettere davvero di tutto. Poi dimenticavo di dirvi che in pozzetto abbiamo questi gavoni molto molto spaziosi. Ci sono due gavoni dove ho un po' di cose, caniche, catene, ancore di rispetto. E poi c'è un altro lì uguale, anche questo qui molto molto capiente, dove ho le mie attrezzature su base. E poi ne abbiamo altri due, sempre pieni di robine, di robaccia, anzi. Allora, vi ho parlato di tutte le qualità, le caratteristiche positive, le cose che mi piacciono di questa barca, però devo dire che ci sono anche alcune piccole cose che in realtà non amo molto. Una di queste è questa cosa qui. Praticamente diciamo il quadro strumenti, l'accensione, le ore motore, il contagiri, il livello di carburante. Sono messo in questa posizione qui che sinceramente non mi piace, mi è un po' antipatica qui. L'avrei preferita in un'altra posizione, devo dire. Abbiamo questo bel bimini molto grande che crea una bella ombra, però come potete vedere manca la cappottina Sprout, ma a breve ci sarà anche quella e farò un video apposta sul montaggio dello Sprout, quindi mi raccomando, seguitemi. Dunque, amici, spero vi sia piaciuto questo video e ora non ci resta che navigare insieme. Mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate le notifiche, ma anche no, tanto non è un problema.